Ciao a tutti e bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megaton Musashi Wired. Siamo davvero alle battute finali. Mancano pochi capitoli per concludere la serie. Sappiamo chi è il nemico finale, sappiamo la verità sul perché gli alieni hanno attaccato la Terra. Tutte le carte sono scoperte, manca solo da capire cosa vuole dalla Terra il nemico finale, anche se sappiamo e abbiamo visto chi è. La potenza dei miei rogue è salita ulteriormente rispetto all'ultima volta. Ho fatto qualche missione extra e ho cambiato qualche parte, ma potrei ancora migliorare, potrei arrivare oltre 500.000. Abbiamo ancora Arshem e Margaret, praticamente sono diventate best friend loro. Voglio insegnarti tutto della nostra cultura qui sulla Terra. È giusto. È molto bello. Ah, lo yukata. Eh sì, puoi mettere lo yukata ai personaggi. Voglio insegnarti tutto della nostra. Sì, me l'hai. A parte che me l'hai scritto male, ma me l'hai già detto. Ragazzi, il check! Il check! Perché? Ma ve lo facevo io gratis! Hai sentito Yamato? Ci sarà un festival. Prima di tutto, ciao. Però vabbè, dai, ci sta. Per rafforzare i nostri legami con i Tractor che ci hanno aiutato nella battaglia di Martello degli Dei. Vabbè, buongiorno anche a te. Ma questi vestiti non vanno bene per un festival. Troviamo qualcosa da indossare. Vestiti per un festival, eh? Va bene. In tal caso incontriamoci al centro commerciale di Togomor. Ma questi come si vestivano prima se non c'era un centro commerciale? Fammi capire, non andavano in giro con i vestiti della scuola? Eccoci qui. Oh, ciao amicicci. Sei in ritardo, Yamato. Un minuto ci ho messo, ehi. Io mi presento quando ne ho voglia. E comunque non è passato molto tempo. E poi il treno ci mette il tempo suo ad arrivare. Che dove veni a piedi? È una bella strada. Ora andiamo un po' a caccia di prede al festival con. Cosa? Ma amico mio, no, dai, non lo dire così, però è un po' brutto. Beh, andiamo tutti a goderci il festival. Sì, come dici tu. Comunque, è passato un miliardo di anni dall'ultima volta. Questo festival sarà fantastico. Ora non ti agitare troppo, ragazzino. Com'è che mi hai chiamato? Ragazzino, perché è quello che sei. Sarai grande e grosso, ma non hai più di 16 anni. お前その格好。マーガレットが用意してくれました。これが地球の文化だと。ああ、その似合っているぜ。これって何の会？怪しい二人を観察ってこと？つける？っていうか女の子の方誰？È un bene per Yamato che Arshem sia un'aliena e non conosce gli usi e i costumi della Terra. Perché se ti si presenta una ragazza con uno yukata, tutta precisa, di data di punto, e tu le dici perché quello strano vestito, non credo che le faccia piacere. Però poi si è corretto dicendo è molto bello e si è salvato in corner. Ti stavo cercando, Reiji. Io? Se per te va bene, verresti con me a festival? No? Non posso. A quanto pare il ragazzino vuole tornare a casa, quindi devo andare. Cosa? Oggi c'è il festival, il festival! Divertiti, Jun. A più tardi. Davvero? Non sei divertente! Sei noioso come una palla al piede. Ma questo dove la ricacciate ste due ora? Oh, Jun, sei da sola? Ho visto Yamato che si divertiva insieme a una ragazza. Anche tu stai divertendo al festival? Non voglio saperlo, Boomer! Perché non impari come ci si comporta alla tua età? Quelle probabilmente sono della sua età, questo è il punto. Cosa ti ha preso, Jun? Che poi, secondo me, Ibushi è solo affranto dalla vita, non avrà neanche 40 anni, poverino. Oddio, è Johnny Bowers. La peste di Solon.
quello che voleva divertirsi con Arsh. Mamma mia, che tipo. Quello è... Per le persone che hanno vissuto da sola non è più facile andare avanti senza i loro ricordi. Ah, capisco. Beh, proviamo un po'. È così che si fa. E allora è così che non si fa? Tipo così? Wow, fantastico! Ce l'ho fatta! Beh, non posso credere di aver perso contro un'aliena. Va tutto bene. Sei un soldato dopo tutto. Tutto forte è combattere. Non cercare di farmi sentire meglio. Io, sei sicuro che vada bene portare una neonata al festival? Sì, perché facciamo attenzione. Voglio che la bambina faccia tante esperienze. Esperienze? È una neonata! E guarda quanto sei carino, Gugu Gaga! Wow, è buonissimo! Ti piace Takoyaki da molto, molto tempo. Oh, davvero? Per colpa della riprogrammazione mentale non sono più sicura di cosa è reale e cosa no. Capisco. Ma vale sempre la pena vivere? Già, immagino che dovrò solo continuare a farlo. Qualunque aspetto abbia il mondo, riuscirò ad andare avanti fino a quando avrà mio padre. Sì. Un mondo in pace una volta finita la guerra. Riesci a immaginarlo, Shizuka? Per me non è così importante. Ah. Mi basta avere degli amici e vivere la mia vita per dare un senso a tutto. Prima dell'invasione aliena la mia vita mi sembrava completamente priva di significato. Oh, quindi sei riuscito a trovare il tuo posto in questo mondo distrutto? Non è distrutto. Cosa? Il mondo non è distrutto. Anzi... Mi sembra che il mondo stia cercando di recuperare qualcosa che ha perduto molto tempo fa. Shizuka. しかも
私たち結婚しませんか? この星では結婚をするとずっと一緒にいられると聞きました。 わかった。だが俺もそれってどうしたらいいかよくわかんねえ。え、そうなんですか。地球人失格ですね。バカ、一応高校生だぞ。なんか腹減らねえか。疲れましたか。これくらい全然だぜ。ちょっとなんか食べ物でも買ってくれ。何がいい? 何が、何がとは。そっか、わかんねえよな。うどんがいいです。 うどん? はい、ダメですか? うどん、祭りの時に売ってんのか。 まあ、探してみるよ。期待してます。 なんだよ、それ。 È diretta la ragazza. Eccolo là, te pareva che ci voleva lui. Principessa Arshem. Griffas, che ci fai qui? Principessa Arshem, la prego di tornare a Xidol. Solo lei è in grado di porre fine a questa guerra. Cosa vuoi dire? Ho perorato la causa della sua idea di convivere con i Terran. Per ora gli anziani sono divisi sulla questione. Ma credo che lei li possa portare tutti dalla sua parte. Stai dicendo che posso convincere gli anziani? Sì, ne sono certo. Sembra che il consiglio degli anziani di Xidol non funzioni sotto la tua supervisione. Io... Vuoi veramente porre fine a questa guerra? Sì. La mia disobbedienza ha confuso molto la regina. Ma quando ho compreso la futilità di questa lotta infinita, non sono più riuscito a tornare sui miei passi. Griffas, con i nostri sforzi congiunti, possiamo portare entrambi i pianeti a una soluzione pacifica. Questo è quello che avrebbe voluto Sarzant. Principessa Arshem. Capisco. Prima c'è qualcuno che devo salutare. Il tempo è fondamentale. Per ogni istante che aspettiamo, altre vite vengono perse. Mi dispiace, non avevano gli Udon. Arshem? Arshem? Arshem, ehi! Mi dispiace andarmene così all'improvviso, Yamato, ma devo andare subito a Xidol. Per favore, aspetta il mio ritorno. Devi fidarti di me. Arshem. Ah, ecco, è finita. Magari mangio qualcosa e torno a casa. Yamato, puoi fare rapporto a Kyo Terrestre? Cosa c'è ora? I piloti di Megaton devono registrarsi al momento dell'atterraggio alla base operativa Ortega. Atterrare dove? Presto arriveremo a Santuario. Ortega è il nome ufficiale della base. Non è possibile, Santuario! Ci siamo davvero arrivati? Proprio così. Siamo riusciti a stabilire un contatto e ci prepariamo ad atterrare. Però è successo così in fretta. Ricevuto, sto arrivando. La cosa che più mi stupisce è come Griffas possa entrare e uscire da Ixia
Come, cioè, hanno messo una porta girevole per caso? E adesso il problema è che Hashem non c'è e non possono fidarsi di lei, ovviamente. Ecco, non ci si può fidare nemmeno un po' di questi alieni, a posto. Il comandante Balto dell'Ordine dei Cavalieri Bianchi seguirà la nostra rotta. Questo vuol dire che non ci hanno traditi. Tuttavia, non si può contare sul leader che scompare così all'improvviso. Io credo ancora in lei. Attenzione. Ho un altro rapporto. Abbiamo stabilito un contatto con Santuario. Che cosa? Riproduce la trasmissione video in arrivo da Santuario. Ma chi è questo ora? No! È il doppio giochista lui! Una trasmissione in arrivo dalla fonte criptata. Qui, da dove proviene? Il punto da cui è stato rilevato il segnale è il luogo in cui riteniamo che si trovi il santuario. Ah, ma aspetta, non lo sapete allora dov'è il santuario? Benvenuti al santuario, il nome ufficiale è Base Operativa Ortega. È la più grande delle basi della Terra da cui sfrutta tutte le tecnologie. È carino, no? Un topo canguro? Non credo. Forse è la mascotte del santuario. Ma come mai questa presentazione? Stanno usando aspetti tipici della cultura terrestre per dimostrare che non sono alieni. Avete fatto un ottimo lavoro con la raccolta dei frammenti nel piano di contrattacco! Congratulazioni! Ora completate la corazzata spaziale Amenno Murakumo e sconfiggete Draptor! Ma è una specie di scherzo o qualcosa del genere? Abbiamo intercettato la trasmissione. Ora hanno tutto quello che gli serve. Potranno completare la corazzata spaziale Amenno Murakumo. Procederemo quindi nello spazio aereo del santuario. Arshem se n'è andata. Abbiamo ricevuto un messaggio che afferma che ritornerà comunque. Ne dubito. Si è lasciata convincere dagli inganni di Griffas. Griffas, non vorrei dire che... cosa succederà? Griffas non conosce la vera Arshem. Se farà l'errore di risvegliare il vero potere della principessa, Griffas cadrà, non c'è dubbio. Allora non è pericoloso lasciare che le cose procedano in questo modo? Lasciamo che sia lui a dimostrarci se lei è davvero adatta a diventare regina. Cosa significa questo, Griffas? Saresti tornata altrimenti. Mi hai ingannata! Desidero riportare la pace a Xidol e ricostruire la nostra grande nazione. Una pace creata con la distruzione dei Terran? Principessa, non sono i Terran che mi preoccupano. Cosa? Coloro che hanno distrutto Xidol. Intendo sconfiggere El Zaid. イクシア、着艦態勢に移行します。すごいですね。こんなに大きかったなんて。基地のデータが来ました。サンクチュアリことオルテガマザーベースは2万5000平方キロにわたって作られた地球最大の戦略基地です。都市レベルの複数の居住区画を持った連結型シェルターでもあるようです。Davvero enorme. Beh, è un santuario. Siamo un po' come dei signori feudali. A proposito, ho già detto che tutti i piloti Megaton devono essere registrati? Benvenuti alla base operativa Ortega. Scusate, probabilmente il nome con cui avete più familiarità è Santuario. Che tipo? Il capello. Generale Margaret, è un onore conoscerti. Io sono l'ufficiale al comando di questa base, The Shard Dixenberg. Ma tutti mi chiamano con il mio soprannome, WD. È un piacere conoscervi tutti. Il piacere è tutto mio, comandante Dixenberg. O devo chiamarti WD?
Come preferisci. Però sono sorpreso. Non mi aspettavo che aveste alieni al seguito. Non sono nostri nemici, sono nostri compagni. Abbiamo gli stessi obiettivi. Non sono di certo compagni miei, ma comunque significa meno nemici di cui preoccuparsi. Ma dimmi, dov'è la comandante Minami? Vorrei finire di definire il nostro piano. Ma che cos'è? Vorrei finire di definire il nostro piano d'attacco. La comandante Minami, lei è morta. Cosa? Questo piano non sarebbe mai esistito senza il suo contributo. Il suo piano era solo l'inizio. La sua speranza era quella di favorire la pace con i Draptor. Il contrattacco serve solo a farci guadagnare potere negoziale con loro. La sua morte è una grave perdita, ma è confortante sapere che è riuscita a vedere Lixia volare. Oh, ma dove sono finite le mie buone maniere? Vorrei senz'altro riposare dopo il vostro viaggio. No. Mi organizzeresti un incontro con mio nonno, Bracknen? Sospettavo che avresti fatto una richiesta del genere. Cosa? Bene, allora andiamo a fare visita al comandante in capo. Questa persona qui farà fare al resto di voi un tour della base. Come? Ok. Volevo solo dire... Come fa lui a sapere che... la comandante Minami ha visto la base volare? Dovrebbe... Era all'oscuro della morte, però sa che volava? Che strano. Forse pensa che è morta dopo o poco fa. Strano, eh? E abbiamo... Sayaka. No. Sono Siren, un androide che ha il compito di farvi da guida qui alla base operativa Ortega. Fatemi sapere se avete bisogno d'aiuto. Incredibile, identica alla comandante. Sorpresi? Da tutto quello che ha fatto abbiamo deciso di costruire un androide con le sue fattezze. Ora devo lasciarvi. Ricevuto. Parla con la voce di Siri, lei? Siren, Siri. Da qui in poi vi assisterò io. Quale zona volete vedere prima? Questo androide mi lascia un po' perplesso. Non dirlo a me. D'accordo che era fantastica, eccetera, eccetera, ma non sarà un po' troppo? È solo grazie a Sayaka se siamo riusciti ad arrivare fin qui. Di che parli? Non mi stavi ascoltando? Non ti è mai sembrato che ci fosse qualcosa di strano? Come siamo stati in grado di combattere contro i Draktor e contro la loro tecnologia avanzata? Ora che mi ci fai pensare... Permettetemi di spiegarvelo. Prima dell'invasione dei Draktor, Sayaka Minami era in possesso di alcune informazioni. Informazioni che descrivevano il piano di invasione e le tecnologie da usare per contrastarlo. La nostra arma principale, i motori tachionici che alimentavano i roghi di classe media, applicano le tecnologie fotoniche e eterospettrali del Draktor. La comandante Minami era una donna straordinaria. Settoriali? Cosa diavolo sono? Spettrali. È grazie alla loro applicazione che abbiamo sviluppato macchine molto più grandi. Credo che sia stato il professor Haruma a guidare la ricerca e lo sviluppo dei ROG. Corretto. Il professor Haruma? Sì, è lui l'inventore e maggiore esperto di tecnologia ROG. Wow. Volete conoscerlo? Scommetto che potrebbe potenziare il mio ROG e renderlo ancora più forte. In questo caso vi porterò da lui nell'hangar dei ROG principali. Quindi il professore ha creato i ROG? Ah... Partendo da tecnologie Draktor, però. Sono Ryusei Haruma, sono a capo dello sviluppo dei ROG. Salve, Ryusei Haruma. Ryusei, da quanto tempo? Vi conoscete? Non ci credo. Oh, ma certo. Ma quanto tempo è passato? Non ho sempre saputo che avresti fatto grandi cose, ma pensare che saresti arrivato così lontano. Wow, cos'è quello? Non ho mai visto un ROG come quello. Non c'è niente di simile nella database di Ixia. Quella tipologia non assomiglia a nulla di quello che c'è nel piano di sviluppo. Ma c'è Victor con noi. È vero. Sì, quello è Yoshitsune. Conosci bene i ROG. Questo in effetti è un miglioramento del telaio del Musashi. Che cosa? Lo Yoshitsune è un modello multiruolo capace di combattere sia a terra che in aria.
Inoltre abbiamo sviluppato un nuovo meccanismo per potenziare le tue capacità. Abbiamo anche adottato l'uso dello scarico ogre. Incredibile, tutto quello che ho da dire, incredibile! La maestria artistica, il design, ogni singolo aspetto di altissima qualità. Kojiro, vieni qui un attimo. Sì, signore. Oddio. Ma lui... mi è familiare per qualche ragione. Devo collegare queste spine. Ti va di far fare un giro ai nostri ospiti per me? Non credi che Siren sia il più stimolante tra i ciceroni? Siren è stata molto disponibile in realtà. Ci penso io, professore. Allora bene, se volete scusarmi. Piacere di conoscervi, mi chiamo Kojiro Toyama. Sono un pilota collaudatore. Kojiro... tu sei amato Ichidaiji, giusto? Oh, sì. Non posso credere che sto davvero parlando con Yamato Ichidaiji, sei il mio eroe! Come fai a conoscermi? Ho visto dei filmati di combattimento dei Rogue recuperati dai droni di ricognizione della base. Non avevo mai visto nessuno combattere in quel modo. Da allora sono un tuo grande fan. Ok, anche se forse esageri un po'. Allora che ne pensi di come combatto? Oh, io a dire il vero non ho mai guardato te. Cosa? Poverino, ci è rimasto male. Si è anche strozzato alla fine della parola. Oddio! Ma che cavolo? Dove siamo? Margaret, c'è qualcosa che devo dirti. Cosa? Non può essere. Bracknell ha la scelta di essere fuso con una macchina che mantenesse in vita il suo corpo. Puoi parlargli attraverso il terminale, ma non faccia a faccia. Nonno! Ascolta la volontà di Bracknell, il vero anziano della Terra. Io ho il compito di agire per conto suo, per sovrintendere le forze della Terra. Margaret! Ce l'hai fatta! Nonno! L'hangar principale della base operativa Ortega si chiama Shinden. Inoltre ci sono altri tre hangar dei Rogue: Spada, Ascia e Lancia. Quindi ci sono quattro hangar? Esatto. Non sembra che siete impegnati in combattimento così spesso, quindi perché ve ne servono così tanti? Ho sentito dire che stiamo ammassando forze per una battaglia finale contro i Tractor. Vi state preparando in anticipo, eh? Questa base ha anche altre strutture più importanti degli hangar. Arcadia, ad esempio, un molo di grandi dimensioni dove sta venendo costruito Ameno Murakumo. Ho sentito parlare di Ameno Murakumo. Andiamo a vederlo. È vietato. Non è consentito l'ingresso a nessuno senza un lasciapassare del comandante. È top secret. Vi mostrerò invece il centro di Ortega, città della zucca. Abbiamo ogni genere di divertimento. Voi siete tutti ospiti VIP qui, quindi abbiamo prenotato per voi il nostro hotel migliore. Davvero? Fantastico, che emozione! Che dici darti una calmata, eh? Margaret, è arrivato il momento. Li sconfiggeremo con Ameno Murakumo e con il cannone di estinzione dimensionale. Il cannone è fuori discussione. Lo se distorsiona sia rischia di mettere in pericolo la Terra. Non possiamo usarlo in nessuna circostanza. Tu mi hai sempre parlato di quanto sia importante mostrare pietà. Pensa a tutte le vite che si sono presi. Dobbiamo fargliela pagare a quegli alieni. Dobbiamo riappacificarci con i Tractor per il bene del futuro della Terra. Era per caso un ammonimento, Margaret? Da questo può dipendere il destino stesso della Terra. Non possiamo prenderlo da leggera. Non capisci? Il 99,9% degli esseri umani è ormai scomparso, non c'è alcun futuro. La morte genera morte. No, così creeremo solo un circolo vizioso di odio. Io voglio ricostruire la Terra e salvare quante più vite possibile.
Ormai ho preso la mia decisione e non sarà certo mia nipote a farmi cambiare idea. Ci sono alcuni tra gli alieni che desiderano lo stesso. Lavorerò insieme a loro e metterò fine a questa guerra. Non mi importa di cosa pensa mio nonno. Io non mi arrenderò. Secondo me il vecchio in realtà è già morto. E lo stanno controllando loro. Vogliono solo uccidere gli alieni e basta. Le misure di sicurezza sono molto rigide. È successo qualcosa? A noi sta molto a cuore la sicurezza di tutti. È per causa nostra? Ma perfino qui alla base. Di sicuro c'è un bel po' di personale di sicurezza oggi. Ad ogni modo, dove andiamo adesso? Aspettate, dove sono Kota e Takumi? Hanno detto che dovevano andare da qualche parte, quindi sono andati a fare un giro da soli. Bene, ora tutti da questa parte. È sempre così serio. Ha perfino controllato le risorse della base in hotel. Cosa c'è che non va, Masamune? Scusa, mi sono un po' stanco, quindi per ora me ne vado in albergo. C'è qualche altro posto interessante? Ma certo, seguitemi, vi porto tutti in un posto divertente. Perché non entriamo qui? Questo è un club, vero? Mi piace, ora sì che si ragiona. Non c'è niente di simile da Kagicho. Sa, odorimashou Yamato-san. No. Dou yarunda? Detarame ni demo karada o ugokaseba ii ndesu yo. サービスでございます。頼んでいませんが、支配人からのサービスとのことです。 その前にお前は死ぬ。 終わりにしよう、お嬢ちゃん。マガルト、さ、カサ君、大丈夫か？お前は何者だ？ しっかりしてください、カサ君。
んたはそんな顔も素敵なんだな。Stare tutti bene? Con noi ci vuole ben altro. Mi sa che però Yamato avrebbe fatto più danni di Kojiro comunque. Cos'è successo prima? Hai ricevuto un qualche addestramento speciale? E perché mi hai chiamato fratello? Ma fratello per modo di dire. Ti ho chiamato così? Un lapsus freudiano forse? Eh? Spero che non sia perché... Ah, ok. No, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Calma, calmiamoci tutti. Nella confusione mio fratello ha aiutato a evacuare molte persone dalla città in fiamme. Fratellone! Kojiro! Ok, ok. No, perché stavo pensando, non è che in realtà Yamato si ricorda male e non è la sorella, ma era il fratello. Perché comunque la riprogrammazione mentale ha fatto dei danni. Non so, mi stava venendo sto dubbio. Per fortuna non è così. Kojiro, devi farlo ora. Scappa! Mamma e papà saranno al rifugio. No, se tu non vai, resto anch'io. Kojiro, ascoltami. Sono qui per salvare te e tutti gli altri. Non vuoi mica rendermi tutto più difficile, vero? Fratelloni. Adesso, Kojiro, vai. Quel giorno li ho persi tutti. E ho deciso che volevo diventare forte e gentile come lui. Sarebbero orgogliosi di te. Ma è molto probabilmente questo che mi ha fatto sviluppare la mia malattia. Quale malattia? Ora dentro di me c'è anche la personalità di mio fratello che a volte finisce per possedermi. Ah, è uno Sean Frost di altri tempi lui. Un disturbo dissociativo della personalità, comunemente conosciuto come sdoppiamento di personalità. Penso che il mio desiderio egoistico di essere come mio fratello mi porti a evocare il suo spirito. Interessante. C'è qualcosa in te che mi ricorda mio fratello, Yamato. In me? Così quando ho visto che eri ferito, io... Beh, ti sei dimostrato piuttosto forte in combattimento. Ti permetterò di essere mio fratellino per ora. Oh, io... Ok. Riesci a sentirmi? Vieni subito all'ospedale di Città della Zucca. Perché? Cos'è successo? Hanno accoltellato Masamune. Che cosa? Stando ai medici non hanno preso nessun organo vitale e quindi se la caverà. In questo momento lo stanno sottoponendo a cure mediche e a un esame approfondito. Che sollievo. Non farci preoccupare tutti in quel modo. Perché hanno cercato di uccidere Masamune? Molto probabilmente Ryo è bersaglio dell'assassino. Non fa differenza. Se ci fossero riusciti sareste morti entrambi. Masamune è rimasto ferito per proteggermi. Pensi che fosse un altro assassino Dractor? O forse un traditore che è passato dalla parte degli alieni? Io credo che sia opera di un alieno. Cosa? È solo una sensazione che non riesco a togliermi di dosso. Dubito che si tratti di una semplice coincidenza. Cosa vuoi dire? Intendi dire che stanno prendendo di mira l'equipaggio dell'Ixia, vero? Eh? Mi ero già insospettito dopo quello che Dixenberg aveva detto sulla comandante Minami. Lui sapeva già che lei si era sacrificata per permettere all'Ixia di volare. Come avrebbe potuto saperlo, dato che non era lì a vederlo? C'è poi un'altra cosa che mi preoccupa. La base nasconde dei segreti. Dovremmo dare un'occhiata in giro. Sì, ma restate allerta. Stavo parlando con il medico. Immagino che la ferita non fosse poi così profonda. Cosa c'è che non va, gente? L'hanno sostituito. Ormai non ci devo più fidare di niente. E di nessuno. Guarda, Tagumi, c'è lo Sparkman qui. Sì, qui c'è anche una fantastica riproduzione di Gaudia. Mm.
Davvero a voi due importa qualcosa di questa immondizia? Eh? In che senso immondizia? Conosco un posto con della roba molto più rara, vi interessa? Ti ascolto! Vuole uccidere anche loro. Insomma, qua tutti quanti assassini sono. Non avete avuto successo? Non importa. Se attiviamo questo, l'intera base finirà sepolta. Come procedono i preparativi per la partenza? Dovremmo essere in grado di partire domani, come previsto. Bene, giusto in tempo. La situazione per Ixion e Cross? Sarà inevitabile un po' di ritardo, ma dovremmo riuscire a farcela in tempo. Affrettatevi! Ricevuto, professore. Ah, il vero professore, lui! Ho capito. Scusate.見てください。南さん。僕らの子ですよ。最初の頃から少し大きくなったんです。南さんに似て絶対美人になりますよ。 Va bene, Teru. Non so che dire, è una situazione molto strana. Comunque, andiamo avanti. Mi sa che per questo episodio non si combatte neanche per sbaglio. Per favore, mantenete tutti la calma e ascoltate. Le nostre indagini sulla base operativa Ortega hanno portato alla luce un fatto allarmante. È molto semplice. Se non obbedite, il vostro rifugio cesserà di esistere. Cosa succederebbe? Creerebbero dei rogue per uccidere gli esseri umani? Qual è il senso di tutto questo? Questa registrazione audio è stata recuperata dal rifugio di Edelclay. Che cosa? Come sapete, i rifugi che abbiamo visitato finora erano stati tutti distrutti, ma ogni volta questo ci aveva lasciato con molti dubbi. Quei dubbi ora hanno trovato una risposta. Dixenberg ha minacciato il rifugio di Edelclay. Poi hanno attaccato gli altri rifugi con dei rogue modellati sulle unità Draktor. Sono stati proprio questi umani, non i Draktor, a distruggere i rifugi terrestri. Maledetti. Che cosa ci guadagnano ad attaccare altri esseri umani? Forse Dixenberg sperava di ottenere il controllo del cannone di estinzione dimensionale. Si dice che se equipaggiato con quel cannone, Ameno Murakumo diventerebbe l'arma definitiva. Proprio così. Distorce la dimensione per schiacciare suo bersaglio in un buco nero. È un'arma terrificante. A causa della sua pericolosità,
richiede dati biometrici di tutti i 12 generali dei rifugi, tra cui Dixenberg e me. Dixenberg ha mascherato la distruzione dei rifugi come attacchi dei Draktor, ha ucciso i generali per acquisire i loro dati biometrici d'autenticazione e ha quasi concluso il lavoro con me. Cosa pensa di fare una volta ottenuto il pieno controllo del cannone? I nemici non mancano, ma il cannone è troppo pericoloso. Se ne avesse pieno controllo, lo sarebbe contro i Draktor? Oppure... oppure cosa? Chi altro c'è? Non importa. Per ora concentriamoci su come fermare il piano di Dixenberg. Siamo praticamente imprigionati in questa base, come facciamo? Non abbiamo altra scelta che combattere, per prendere il controllo della base. Sento delle citazioni nella tua voce. Dixenberg! Con il mio cannone la Terra sarà unita per la prima volta sotto un unico sovrano. Non è una cosa assolutamente magnifica? Vai al diavolo! Con quale diritto? Teici! Cosa stai? Vi teniamo d'occhio fin dall'arrivo dell'Ixia Santuario. Proprio così. Avete fatto tutto il mio gioco, come delle marionette obbedienti. Margaret, se vuoi essere così gentile da accompagnarmi... Dove? Oh, dubito fortemente che tu non lo sappia. Ameno Murakumo presto partirà. Assicuratevi che Margaret Bracknell sia a bordo. Comandante Bracknell! Dove stanno portando Margaret? Avevi alcun rimorso per aver ucciso altri esseri umani? Una causa nobile richiede sacrifici. Tutte le grandi rivoluzioni hanno un prezzo. Rivoluzioni. Questa è la rivoluzione che purificherà questo pianeta corrotto. Viene da Duke. Bene, siete tutti e tre insieme. Venite subito al terminal del liner. Grazie tante per l'aggiornamento. Vi spiegherò tutto più tardi, ma ora non c'è tempo. Ricevuto. Beh, direi che per oggi mi fermo qui. Nel prossimo episodio sicuramente si combatte, per fortuna, perché ne ho sentito la mancanza, ma era necessario che ci aggiornassero sul da farsi, insomma. Era d'obbligo, dato che siamo arrivati al santuario. Ma comunque, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video. In descrizione trovate ovviamente tutti quanti link utili per i miei social se volete seguirmi. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!